Finalmente eccola qua, la nuova XP Funky. Ti presentata da poco. Si presenta molto bene. Andiamola a vedere da vicino. Forcella anteriore ammortizzata, regolabile come blocco a sinistra e come morbidezza di sospensione a destra. Luce di profondità molto accattivante. Ne ho aggiunto altre due nel caso di cecatoni, se li troviamo. Freni idraulici NUT con sensore per stacco motore. Sella larga, molto larga, sospensione posteriore, regolabile, cambio Shimano 7 velocità, dischi da 180. Eccolo qui, cavalletto regolabile, parafanghi in metallo, cerchio in lega a 5 razze, corona guarnitura anteriore 48 denti. Il motore è 250 watt per 48 volt, batteria integrata nel telaio è 14,5 ampere per 48 volt, presa USB e dall'altra parte in parallelo c'è la caricabatterie. Anche il parafango anteriore è in metallo, non è in plastica. La gomma è di quelle larghe 20x4 CST. Il quadro è molto essenziale, l'accensione è dall'alto. Questo è così come si presenta. Velocità del motore e anche USB e anche Bluetooth, cambio a 7 velocità a manettino, il manubrio è molto alto, quindi la guida risulterà con una postura eretta. Colori disponibili sono verde nero, panna è nero, anche questa è molto carina. In dotazione è il cestino, non le luci. È una modifica che ho apportato io, giusto per dargli un tocco di diversità. Come dicevo, l'ammortizzatore posteriore è regolabile, basta ruotare. Vabbè, non ci riesco una mano, vabbè. Indicatore di livello di batteria, ovviamente al massimo, l'ho appena caricate e regolate. Questo è il caricabatterie. Come possiamo vedere, non è il solito caricabatterie, ma ha tutti e tre i poli isolati, quindi è impossibile sbagliare, anche perché poi l'innesto è obbligato e di conseguenza provocare scintille.
Qui troveremo la centralina. I cavi sono pochissimi, quelli che si vedono. Molto carina. C'è la versione Total Black, quindi i colori disponibili sono tre. E l'ultima è la versione più stradale, senza ammortizzatori, per avere un entry level per questo modello. Non ha l'ammortizzatore anteriore. Non ha l'ammortizzatore posteriore, rimane comunque un 48 volt per 14,5 ampere. Se avete domande, chiedete pure.